tentativo da parte nostra è quello di collocare al centro i ragazzi. Usciamo da 4 edizioni fatte con i direttori artistici, che avevano un ruolo importantissimo, perché sceglievano le canzoni dei ragazzi, gli arrangiamenti, e sceglievano anche i ragazzi stessi. Sono state 4 edizioni per me molto belle. Emma ed Elisa sono state bravissime. Pian piano però quello che mi mancava in quelle edizioni era la centralità del ragazzo. No. Se potessi tornare indietro le rifarei tutte, perché secondo me sono state importanti per il programma. È stata importante la presenza anche di Giuliano, perché è stato bravissimo, secondo me ha fatto vedere per la prima volta in televisione cose che non si vedevano da tempo da nessuna parte. Però ogni cosa dopo un po' manca di stimoli se è ripetitiva, no? E quindi è stata l'idea di ritornare con la centralità dei ragazzi. Dal punto di vista del contenuto è molta più fatica per noi, sinceramente, perché tanto l'anno scorso faceva Emma, faceva Elisa e faceva Giuliano, però ci proviamo. Commissione interna e commissione esterna, un po' ve l'ho spiegato, però lo ripeto, sono 9 puntate, sono 14 partecipanti, 7 per squadra, 3 cantanti e ballerini. I professori che voi vedete seduti qua, sia della commissione ballo che della commissione canto, hanno seguito i ragazzi da settembre e quindi hanno una conoscenza ben chiara e sono arrivati a delle opinioni ferme e decise quasi sempre su chi merita e chi non merita. Quando si è trattato di decidere chi entrava a serale è stato faticoso anche quel momento, perché loro hanno teste diverse, opinioni diverse, per cui non si mettevano mai d'accordo, alla fine in qualche modo siamo riusciti, però siamo riusciti e quindi riportiamo quelle che erano forse le problematiche di farli incontrare sulle opinioni anche a serale. Il motivo per cui esiste la commissione esterna è questo, cioè quello di vedere da fuori, cioè vedere da quel momento persone che sono tra virgolette vergini di amici, se non per quello che vedono in televisione. E te per esempio non l'ha visto, ecco, ha visto poco, non aveva mai visto Amici, l'ha visto quest'anno quando ha saputo, cioè quando ci siamo messi d'accordo che avrebbe fatto la parte della commissione esterna, e quindi in realtà quello che lei porterà sarà la sua opinione, che non necessariamente sarà la stessa dei professori che li conoscono da tempo.